La montagna è un luogo meraviglioso che però può diventare in alcuni casi altamente rischioso per la nostra sicurezza. Per fortuna, a fianco degli escursionisti ci sono gli angeli custodi, i volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, persone specializzate per fronteggiare l'emergenza negli ambienti più impervi. Ospite di Radio Eco Vicentino Paolo Sandri, capostazione tecnico e di soccorso alpino del Dipartimento di Schio, che ci ha raccontato la sua esperienza. Per entrare a far parte del soccorso alpino bisogna avere tra i 18 e i 45 anni, avere esperienza alpinistica, conoscenza del territorio, necessario saper arrampicare, movimentazione sul ghiaccio verticale, capacità di sciare su tutti i tipi di neve. La qualifica di soccorso alpino si ottiene dopo aver frequentato un corso di un anno. In Italia questa importante attività viene svolta su base volontaria. La stazione di Schio può contare su 25 persone, a livello regionale si arriva a 800 unità. Siamo tutti volontari, l'unica indennità che noi prendiamo in caso di chiamata, se siamo costretti ad abbandonare il posto di lavoro, è la retribuzione dell'intera giornata lavorativa, spiega Sandri. Il capostazione è il referente della stazione e organizza esercitazione. Facciamo circa 40 interventi l'anno che riguardano cadute in parete, infortuni che avvengono lungo i sentieri e in ambiente innevato, fino alla ricerca di persone scomparse.